il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e così sia. Allora, sempre martedì 14 dicembre 2021, ore 14:27. Allora, volevo sottolineare alcuni aspetti importanti, tornare sempre alle solite analisi. Allora, c'è stato pochi giorni fa l'appello antiglobalista di Monsignor Grande Monsignor Carlo Maria Recanati a Benedetto Croce della Cattolica. Allora, da 2 anni stiamo sentendo un colpo di Stato mondiale. Io l'ho firmato naturalmente, è promosso dalla Confederazione Triari, però è molto importante fare cose concrete e soprattutto al di là dei rifugi, bisogna fare cose concrete e si può andare a colpire il denaro. Il denaro. Io sono andato stamattina nella chiesa, mia chiesa parrocchiale, mia chiesa parrocchiale, cioè quello che facevano prima di andare nei fossi, chiedono sempre soldi loro. Per la sostenibilità del clero, la prima cosa da fare è non dare più soldi, me ne prendo responsabilità, a questa chiesa che ha tradito, e cosa invece darle ai preti che vogliono resistere al regime, che non sono fatti inoculare il siero magico, che praticamente non sottostano a questa crisi finanziaria, eccetera. Ai vescovi così, da questa cosa è importante. Non bisogna dare l'otto per mille alla Chiesa Bergogliana, così bisogna colpire sui soldi. Cioè la massoneria va colpita sui soldi, come volevano fare con me, grazie a Dio, conto corrente aperto, cosa c'è, così bisogna fare con la massoneria, bisogna colpire sui soldi, se no bisogna fare azioni concrete. Stiamo sentendo un colpo di Stato mondiale nel quale i diritti finanziari di oggi riuscirono a da parte dei governi, perché esattamente come gli insegnanti che saranno sospesi da domani. Di cuore i miei 5 insegnanti non saranno sospesi, solenne, ma anche il Vigile Urbano, Laura Loi, eccetera. Sono molto triste, però è importante che come dipendenti stati, perché sono dipendenti stati, noi siamo affidati come ho fatto io proprio la provvidenza. La Chiesa deve tornare ad essere libera dallo Stato, perché se no non può fare la sua missione. Questa è la cosa che il Crocetta Cattolica vuole, è che anche persone di buonanza, persone cattoliche, deve tornare a essere libera, libera dalla massoneria, libera dallo Stato, che lo Stato naturalmente vuole soltanto soggiogare, praticamente, eccetera. Questa è praticamente l'indipendenza economica. E i padronisti dei riti finanziari ideologica, riuscire a riunirsi da parte dei governi nazionali, istituzioni pubbliche, dei media, dei magistrati, dei politici, dei leader religiosi. Tutti gli insegnanti sono asseriti a questi nuovi padroni che assicurano potere, denaro e affermazione, cioè euro complici. I diritti fondamentali che fino a ieri si erano presentati come inviolabili sono calpestati come emergenza, oggi segnalata domani ecologica, dopodomani informatica. Questo colpo di Stato globale privi i cittadini di ogni possibile difesa, momento che il potere legislativo, l'esecutivo e giudiziario sono complici della violazione del diritto alla giustizia e del fine per il quale esistono. È un colpo di Stato globale perché questo attentato criminale con decine di sistemi da tutto il mondo, salvo rarissime eccezioni. È una guerra mondiale dove i nemici sono tutti noi, anche coloro che inconsapevolmente non hanno ancora compreso la portata di quanto avviene. Una guerra comune non con le armi, ma con norme illegittime, sciagurate politiche economiche, durabili violazioni di diritti naturali. Giustissimo. Organismi sono nazioni finanziarie in massima parte congiunti di questo nuovo colpo di Stato, interferiscono nel governo di singole nazioni della vita, nelle relazioni della salute di miliardi di persone. Lo fanno per denaro, cioè, ma ancor più per accentrare il potere, in modo da assicurare una dittatura planetaria. E il grid reset universale e il grid reset del World Economic Forum, l'agenda 2030 dell'ONU, e il piano nuovo ordine mondiale, in cui la Repubblica Universale rende tutti schiavi, la religione dell'umanità cancella la fede in Cristo. Questa. Cancella la fede in Gesù Cristo, questo è l'obiettivo. Innanzi a questo colpo di Stato globale costruire un'alleanza antiglobalista internazionale che ha d'accordo tutti quali che vogliono opporsi ai tutti, nell'intento di diventare schiavi di un potere senza voto, che non sono disposti a cancellare l'unità, l'individualità, la propria fede religiosa. Se l'attacco globale, globale deve essere anche a difesa, a forza. Che vanno accolti i governi politici e religiosi, in tutti gli uomini di buona volontà, l'Indiana era benissimo un'alleanza che lancia un manifesto antiglobalista, confondendo punto per punto le deviazioni della distopia del nuovo ordine mondiale, proponendo alternative concrete per un programma di politica che spera bene comune. Il principio del cristianesimo è la protezione della vita, della famiglia naturale, della impresa del lavoro, della promozione istruzione e ricerca, al rispetto del creato. Questa alleanza con il globalismo per riunire le nazioni che hanno sottratto al gioco infernale piramide e affermare la propria sovranità, signor d'accordo di civile collaborazione con gli stati e i popoli che condividono i suoi principi, come un anelito alla libertà.
Inizio al bene. Le denunciare i crimini delitti di carne responsabile, denunciare di buona internazione interna che è stata saporire le faste influenze, reimpolire la creazione lobby, innanzitutto come la corruzione finanziaria, ossia gli operatori delle informazioni congelando i capitali usati per destabilizzare l'ordine sociale. Questa è l'iniziativa più importante. Congelando i capitali usati per destabilizzare l'ordine sociale. La massoneria, se bisogna combatterla e sconfiggerla, è sui soldi. Altre se non ce ne stanno. Le nazioni globali sono a servire l'elite, per una costituzione di esistenza e come di liberazione nazionale, con rappresentanti di tutti i settori della società che propongono una riforma radicale della politica, che spera bene come il fronte opposto al progetto neomartusiano e all'agenda globalista. Invio tutti coloro che vogliono difendere la società cristiana tradizionale unirsi in un forum internazionale, nel secondo primo in cui esponenti di varie nazioni si uniscono per presentare una proposta seria, concreta e chiara. Mi appello ai leader politici e governanti che hanno a cuore il bene dei propri cittadini, uscendo dai vecchi schemi partitici delle logiche imposte dal sistema asservito al potere e al denaro. È chiaro. Potere e denaro. Mi ricordo che Giovanni Comune disse: tre sei della successo, soldi e successo, la massoneria. Che mi ha raccolto le nazioni cristiane, aprendo cieli, via di capi, capitista delle forze sociali, delle istituzioni, dell'economia, del lavoro, dell'università, della sanità, informazione del un progetto comune, scompaginando gli schemi, mettendo da parte ostilità volute dai nemici, nominati in nome del divide impera. Ecco, bisogna unirsi perché è un progetto criminale di opporre vaccinati e non vaccinati, come ho detto un sacco di volte, cose. Questo vuole la massoneria globalista, che vuole dividere i liberi, invece bisogna essere uniti, perché questo va a danno di tutti. Non ci siamo le regole avversarie, perché sono fatte proprio invece di agire e organizzare un'opposizione efficace ed incisiva. Ecco. Le regole, non bisogna farle, bisogna superare le regole. Chiamo le nazioni civili attraverso la croce di nostro Gesù Cristo, l'unico re, salvatore, principe, pace, noc, signo, vinces. Poi senza globalista, diamo un programma semplice e chiaro, liberiamo l'umanità da un regime totalitario che assomma in sé delle peggiori di tutti i tempi. Se indulgeremo ancora, se non promuoviamo la minaccia in su di noi, ci mi organizzeremo una resistenza ferma e coraggiosa, questo regime infernale che va estenso ovunque non potrà essere fermato e che Dio ci assista e ci protegga. Monsignor Carlo Maria Vita, no, ex nunzio apostolico in America, 16 novembre 2021. Questo appello è stato ascoltato, cioè il programma ci sta, speriamo praticamente, eccetera. E la cosa che praticamente, come ho detto io, allora, bisogna praticamente tre aspetti per sottolineare. Uno, bisogna colpire la Chiesa per prima sui soldi. La crisi dell'offerta spaventa i sacerdoti, vede? A rischio di stipendi a 1.000 euro, zuppi e rischio di 1.400 prendevo di più a Roma. Il cardinale Bonzi è una cosa, ma cade 8 per 1.000, molto serio, benissimo. Per ragione non c'è solo una spiegazione, i scandali comportano disaffezione, ma c'è anche la secolazione di idea che la Chiesa sia ricca. Nel 2020 fa bisogno per sostenere di 6,2 milioni di euro. Di questi 4,2 milioni sono stati coperti con 8 per 1.000. La parte sana viene da 14,6 da stipendi e pensioni proprio dei preti, a 10,6 remunerazione delle parrocchie, al 5% di gestione di patrimonio di Chiesa, 4 delle offerte. Quindi stanno scendendo, secondo i rispondenti a sovvenire, negli ultimi 3 anni le offerte più dimezzate. Ecco, erano 510.000 euro, nel 2019 c'erano 7.000 euro, benissimo, si vede nel 2020 sfiorando i 200.000 euro. Praticamente, senza autonomia dunque, che la mia nozione societaria sarebbe un problema come... Oh, benissimo! Questo è. Senza l'otto per mille, garantire la nozione societaria sarebbe... benissimo, a chi è remoso? A chi praticamente ha con la camera di provvidenza? Questa è la missione sacerdote. Questa è la missione del ministero di Dio. Benissimo, vedi il Signore sta agendo. Questo è agire del Signore, vedi? I preti hanno fatto la differenza anche a Vanini, cioè la Chiesa vuole per tutti, credenti e non. Per le anime, Monsignor Giuseppe, per le anime, avete fatto differenza, avete fatto morire praticamente negli ospedali, solo, abbandonate le persone, senza essere un senso, senza sacramento, senza nulla. Quello significa fare la differenza. Ma se devo dare praticamente le soldi all'associazione, la Croce Cattolica è molto più seria come associazione. Invece di dare un'associazione, è un egitto come la Chiesa Cattolica, scusate. Io posso dire, il 5 per 1.000 a Crociera Cattolica piuttosto che darla alla Chiesa. La Chiesa praticamente, se doveva beneficiare dei soldi, doveva beneficiare per la salvezza delle anime. Non per far restare chiuse le chiese per mesi interi. Questa è la soluzione, vede?
Di fronte alla realtà, cioè dovremmo trovare la soluzione per quelli presenti, quindi questo aumenterà invece la lotta ai presenti. La provvidenza, provvidenza. Questo termine provvidenza, il Signore dice: non vi preoccupate di che cosa mangeremo, di che cosa berremo. Queste cose si portano i pagani. Cercate di Dio la giustizia. Qual è la giustizia di Dio? Quella salvezza delle anime, la salsa di marmo di cui non parlate più, mio caro Cardinale Zuppi. Di fronte a queste varie risorse non ci sono spiegazioni, gli scandali sempre comportano disaffezioni, ma c'è anche se correzioni di che la Chiesa si è ricca, no? E c'è anche tutta la cosa che non fate più la missione che vi è stata assegnata da Dio, salvare le anime. Ormai tra una situazione come faceva la Cattolica, o Save the Children, oppure altre situazioni, e la Chiesa Cattolica, che differenza c'è? Lo vorrei capire io. Nulla. L'ho fatto questa domanda una volta a seconda, non mi ha saputo rispondere. Ma tutto va per la carità, altrimenti vedremo come dovrebbe essere anche liberi di dire che abbiamo bisogno. Ah no, sei liberi di avere bisogno, certo. Vedete, a un prete come Don Alessandro Maria Minotella, che io, su cui io ho tante riserve, cose, voi sapete, però una cosa l'apprezzo, il suo coraggio, la sua fede, mi mancherà qualche cosa. Ha scritto pure un altro libro, cose, c'è un sacco di gente fede. Le offerte non gli mancano sicuramente, Alessandro Minotella. Certamente ha idee discutibili, questo è, però ha coraggio. La gente lo aiuta. È quello che prende, poi è del popolo, di Dio del popolo. È il popolo che vedrà il prete. Non lo Stato, facendo dipendere sale e poi diventa zittish, non possiamo dire qua, non possiamo dire qua, e se non manco stipendi, manca la pensione. Manca pensione, come Tommaso Minichiello che mi disse praticamente, l'amico Tommaso Minichiello che mi disse praticamente, chi dà lo stipendio? Mo? Chi dà lo stipendio? Mo? Che dopo che mi cacciò, già c'è stato letto da Bora. Oppure, per Vite Mornè, io non ho conservato la pensione. Beh, togliamo pensione, togliamo tutto, così la Chiesa tornerà a risplendere, povera e di fede. Questo è il desiderio. Questa cosa non l'ho detto io, questa cosa, la prima persona che lo disse queste cose fu Gianfranco Amato. Veniamo l'otto per mille per salvare la Chiesa, veniamo l'otto per mille. Sono un porto che non veniamo l'otto per mille. Poi un altro appunto, prima di concludere, non voglio fare troppo lunghi. Allora, un gruppo, mi ha scritto, comunità divisa in un gruppo di cattolici che devono stare insieme alla nostra incolumità, non molle mai, vada avanti con forza e coraggio. Vada avanti lei, praticamente, questo è il messaggio. Vada avanti lei, praticamente, devono stare senza segreto della nostra incolumità. Questi sono i messaggi di Don Abbondiani, gente ignava e codarda e cose. Praticamente, questi sono i cattolici che sono stati formati da preti, che non fanno più i preti, che non annunciano più l'incombenza di salvarsi con le opere. Quindi San Giacomo Apostolo, bisogna salvarsi con le opere. Non basta la fede, bisogna salvarsi con le opere, praticamente. E in questo contesto, vedete qua quali sono gli effetti di questa chiesa, che ha perso l'otto per mille e deve precipitare. Questo è Gesù bambino, praticamente. Questo è il bambino Gesù, un dottore del mio, ho trovato una maschera sul braccio, una siringa, simbolo del vaccino anti-Covid che porta non ai bambini da 5 anni in su. Dopo domani inizieranno il vaccino per i bambini, vede? Vede? E poi, come risultato, questa è la diocesi di Concordia Pordenone. Per questi motivi, guardando in base al bene della comunità cesana che il Signore mi ha affidato, chiedo a tutti coloro che hanno prestato un servizio urgente per a passare in presenza, le nostre parrocchie sono vaccinati. Ecco, ebbene, non è la stessa questione, passi il vaccino e preservarsi dalla morte. O quelli, tra virgolette, poi, dalla malattia eterna prevista dalle leggi, iniziale non c'è stato. Quindi praticamente la legge, lo Stato diventa legge. Ecco perché mi sembra che per me. Perché praticamente una chiesa è succursale dello Stato, praticamente. Quindi sul bene statale e le condizioni statali devono ottemperare alle disposizioni. Quindi praticamente i vaccinati, ministro ordinato per presidire di la vita consacrata, accoglie il ministro della comunione,
questo è l'elemento nelle sue operazioni guarisse e precisa non è vaccinato, deve avere il green pass semplice, cioè deve fare il tampone praticamente, solo per la celebrazione eucaristica. La sintesi che chiese nella prima misura di vaccinazione della certificazione comunale spesso il servizio monitorandosi con i tamponi, come monitorandosi con i tamponi, deve monitorarsi praticamente. Tutti quanti poi facciamo il male del verbo che si fa accare via in mezzo a noi, Gesù di Vigili, di persone avvicinate a tutti coloro che vivono in pensione, eccetera. Monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo. Allora, io vi dico una cosa, e vi chiedo una domanda. Un comunicato sindaco, questa chiesa merita l'otto per mille? Merita praticamente di avere la fiducia dei propri fedeli che è sicuro che questa linea porta l'anima in paradiso, alla salvezza eterna? Lo chiedo io, come dire. Penso che la mia risposta l'ho già detta ampiamente, ognuno deve dare la sua. I miei video sono degli spunti di riflessione che nessuno fa, che devono far riflettere, perché la verità non ce l'ha nessuno in tasca, però certamente fa riflettere al fatto che come dipendenti statali la Chiesa Cattolica è sottostata completamente alle norme statali, mentre invece la legge divina di Dio è stata messa praticamente nei miei sgabuzzini di postiglio anche altrove. Ai Maria, grazie stai con benedica tu mulieribus, et benissimo frutto suventre tuo, Santa Maria Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. La vera fede ci servirà da questo momento. Tutti cederanno. Ma perché tutti cedono? È sempre quel dilemma. O si sceglie Dio, o si sceglie Mammona. Quello. A voi la scelta, io l'ho fatta da anni praticamente, sono pronta anche a morire. A morire. Esattamente per loro. Domani andrò. Dio permettendo, è tutto permettendo, domani andrò davanti alle scuole liberamente a volantinare, a sensibilizzare, a cercare di salvare pure un solo bambino, nelle città, un solo ragazzo in città per questo errore, e lo farò fino alla fine, fino a quando se ne vorrà. La mia vita è nelle sue mani, non certo nella mano di questi o di questi preti che praticamente non portano a Dio, ma portano solo a loro stessi e al loro portafoglio. Io utilizzo come dipendenti statali, sono impiegati burocrati statali. Ah, pensano allo stipendio. Io ne ho mai tanti di questo. Ma tutte scelte così. La provvidenza, bisogna mettere la provvidenza al centro. Il Signore non aveva la testa dove poggiare e non aveva nessun cuscino dove poggiare la testa. Io Cristo e Maria, amen.